Sara Felberbaum e la depressione, la moglie di Daniele De Confessa, mi facevo del male fisico dopo anni ne sono uscita. Sara Felberbaum, attrice, modella e conduttrice televisiva di origini britanniche. E in più moglie dell'ex calciatore Daniele De Rossi, si è raccontata in un'intervista Oggi del suo passato. Legati a depressione e disturbi alimentari. So cosa significa la depressione. Ho avuto problemi con il cibo, e ho impiegato anni per uscirne. Mi facevo del male anche fisicamente e non so perché. È la prima volta che posso parlare con onestà e nessuna vergogna del percorso che ho affrontato dopo la nascita del mio secondo figlio. Ha raccontato l'attrice, parlando del figlio Noè, il secondogenito di 6 anni. Melania Rea, la rabbia del fratello, paralisi. Di lui non sappiamo più niente. E sua figlia ha cambiato cognome. A volte pensi di essere invisibile e che la gente non veda quanto stai soffrendo. L'unica persona che se n'era accorta e me lo aveva detto era stata mia suocera. Noè aveva appena un mese e io già ricominciavo a lavorare. Questa cosa non mi ha aiutato, non è stata una scelta felice, ma mi avevano fatto una proposta e mi hai mancato il coraggio di dire no. Avrei dovuto prendermi del tempo. Ogni tanto torno ancora dallo specialista ma il brutto è ormai archiviati. Ad aiutarla in questo percorso è stata anche la presenza di suo marito, Daniele De Rossi. Con il quale ha costruito un rapporto incredibilmente forte, ma sul quale inizialmente non ci avrebbe scommesso, quando l'ho conosciuto ho detto, vabbè. Un calciatore, non può essere, e invece dopo più di 10 anni eccoci qui. Non so cosa dire. Ripeto ancora una volta che Daniele è l'amore della mia vita. Lui è solido, centrato. Alla fine ho capito che si può essere felici. Sara Felberbaum e Daniele De Rossi vivono un'intensa storia d'amore dal 2011. La primogenita Olivia Rose è nata il 14 febbraio del 2014. E il 23 dicembre del 2015 l'itro attrice e l'ex calciatore erano convolati a nozze alle Maldive. Per poi coronare il loro amore il 3 settembre del 2016 con la nascita del secondo genito Noè. Daniele De Rossi e Sara Felberbaum come Beckham e Victoria, per i figli scelgono il rugby. Sara Felberbaum sarà la protagonista il 25 aprile del film TV su Tina Anselmi. Il biopic, diretto da Luciano Manuzzi, racconterà la vita della politica, prima donna ministra eletta in Italia nel 1976. Mi sarebbe piaciuto essere lei. Ma non ho un quarto della sua forza, del suo carattere. Spero che questo film ricordi. O insegni, che la battaglia per la parità non è nata adesso ma ha origini antiche. Deve dare a noi donne la spinta a non mollare mai.